Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese, diciamo, anche se in realtà oggi spazieremo molto, perché non parleremo esattamente di cultura giapponese, ma parleremo più che altro di alcuni ragazzi caucasici che hanno questa fissa di voler diventare asiatici. Prima di tutto lasciate un mi piace e iniziamo con questo video un pochino strano. Premetto che non ho assolutamente nulla contro la chirurgia, tuttavia non credo che la chirurgia sia in grado veramente di cambiare i lineamenti di una persona, tanto per fare passare la propria etnia per quella di un altro paese. Volevo adesso parlare di questo primo esempio, di questo ragazzo, palesemente caucasico, che si è fatto un'operazione chirurgica per poter sembrare giapponese e questo è il risultato. Allora, non so perché, ma questo suo volto mi mette un po' a disagio, non so come dire. Sembra un po' come uno di quei personaggi dei videogiochi che sembra reale ma non lo è esattamente. Sono andato a interessarmi su come questa, diciamo, operazione chirurgica fosse svolta, perché sembra veramente una cosa impegnativa, cioè da passare da un occhio come questo a un occhio come questo, specie considerato che comunque un organo come gli occhi è un organo estremamente delicato, ricoperto comunque da muscoli e da nervi, quindi comunque capite, se per caso non fate l'operazione in un certo modo, il risultato può essere disastroso, cioè potreste anche finire per perdere la vista. E so che c'è sono questo centro in India che praticamente vi fa cambiare il colore degli occhi. Tra l'altro mi avevano chiesto anche a me se volessi cambiare il colore degli occhi. Ma ragazzi, io non andrei mai a mettermi delle lenti a contatto permanenti dentro l'occhio per cambiare il mio colore. Comunque questo magari ne parlerò in un altro video, se questo video vi potesse interessare scrivetemelo nei commenti. In ogni caso, tornando a questo ragazzo, allora il modo con il quale si raggiunge questo look, diciamo, asiatico, tra molte virgolette, è che prendono un pezzo di pelle da una parte in cui comunque la pelle ha la stessa densità e lo stesso spessore, lo tagliano e lo mettono praticamente qui, tra il sopracciglio e dove inizia comunque la linea delle ciglia. Lo stiracchiano e lo mettono qui. Tra la vostra pelle naturale e questo nuovo pezzo di pelle ci sarà uno spazio che verrà poi riempito solitamente con del grasso corporeo. Una volta che avrete praticamente questa bolla, poi verranno fatte le incisioni qui e qui e la pelle verrà tirata. C'è da dire che comunque questo processo chirurgico è estremamente lungo e doloroso e non so se questa è l'operazione che ha subito questo ragazzo. Un altro metodo è iniettare direttamente questa parte qui con del grasso corporeo e poi fare delle incisioni qui e poi tirare per cercare di raggiungere questo look. Però capirete che se voi andate a tirare, l'effetto non è esattamente magari quello di sì, ok, magari l'occhio sembrerà un filino più a mandorla, però non c'è un solo tipo di occhi a mandorla, ci sono tantissimi caucasici, per esempio anche a caso, che hanno comunque la double eyelid, quindi praticamente si vede questa piegamento, quindi non è che tutti gli occhi degli asiatici sono uguali, quindi questa operazione secondo me vi dà solo una tipologia di look, che tra l'altro molti di questi ragazzi che si sottopongono a queste chirurgie sono soprattutto ragazzi ma anche ragazze, probabilmente vorranno assomigliare, che ne so, dei cantanti K-pop. E la maggior parte dei cantanti K-pop è divertente perché si fanno l'operazione invece per avere l'occhio con questa piegatura. In ogni caso, ragazzi, io non so se questo ragazzo è soddisfatto del risultato, ma devo dire che secondo me il risultato è abbastanza disastroso e tra l'altro la cosa triste è che questa operazione è irreversibile, quindi mi dispiace un po' per questo ragazzo perché secondo me si è andato a rovinare. Sembra quasi che stia indossando una maschera. A me personalmente questo look non piace. Ditemi voi se magari avete dei gusti diversi dai miei. Comunque il cranio, diciamo, degli europei e il cranio degli asiatici è solitamente molto diverso, cioè si è sviluppato in modo diverso e ha dei connotati completamente diversi. Se noi andiamo a vedere, gli asiatici hanno un setto nasale solitamente meno pronunciato e anche la zona delle sopracciglia e della fronte tende a essere un pochino più piatta rispetto alla nostra, mentre hanno degli zigomi spesso più pronunciati rispetto ai nostri. Ci sono anche degli asiatici che se li vanno a fare limare, specie in Corea ho sentito, ma io trovo gli zigomi asiatici particolarmente attraenti, io ne andrei molto orgoglioso. Potete vedere come l'osso della fronte degli asiatici e l'osso della guancia sono meno sporgenti rispetto a quelle di un caucasico che li ha molto più pronunciati. E quindi dal momento che anche il naso è tendenzialmente più basso, c'è una
cavità molto più piccola, diciamo, da riempire per quanto riguarda gli asiatici, quindi risulta come se gli asiatici avessero gli occhi, diciamo, più vicini al naso, mentre noi abbiamo una cavità più profonda che quindi si vengono a creare tutte queste ombre che magari molti asiatici non hanno. Quindi praticamente per poter riempire questa profondità, diciamo questa specie di buca, devono andare giù pesante di grasso corporeo e qualsiasi sostanza possibile di immaginarlo per poterlo riempire. Ma il risultato risulta comunque, secondo me, finto e sembra quasi una di quelle maschere di cera. Avete presente il Museo delle Cere? Ecco, a me dà quell'impressione. Sembra proprio una protesi applicata alla faccia. In ogni caso, ragazzi, andiamo avanti. Vi posso far vedere un altro esempio. Questo ragazzo brasiliano, che era anche molto attraente, che si è rifatto per sembrare coreano. Allora, devo dire che dalle foto, dalle prime foto che avevo visto sue, ero rimasto abbastanza sorpreso e ho detto, beh, che cavolo, potrebbe veramente sembrare un coreano o comunque un asiatico. Tuttavia, poi dopo aver visto altre interviste che ha fatto lui e delle immagini comunque in alta qualità su Facebook, mi sono un pochino ricreduto, specie quando l'ho visto, tra l'altro, in movimento. Outra pessoa, você reconheceria? Você reconheceria essa pessoa? Não, ele abre assim. O máximo. Tá doendo? Não. Sembra quasi che questo ragazzo sia stato punto da alcune api. Esistono sì dei ragazzi asiatici che hanno una forma degli occhi molto simile a quella che ha adesso questo ragazzo. Tuttavia è diverso perché, cioè, gli occhi sembrano più vivi, ci sono comunque dei vasi sanguigni di sotto, dei muscoli, si contraggono, si devono muovere in un certo modo, devono esserci un pochino più di spessore, delle ombre. Potrete capire che questo è un occhio naturale e questo è un occhio completamente finto, cioè anche proprio la forma che prende, una è più, diciamo, concavo mentre l'altro è convesso e il risultato, cioè, è molto diverso. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, era un video magari un po' diverso dal solito. Scusate la mia capigliatura di oggi, ma ragazzi, sono in quarantena, quindi non vado a tagliarmi i capelli da un po' e stanno crescendo come una foresta. Perdonatemi. In ogni caso, volevo dirvi, prima che finisca il video, come sempre, di andarvi a ascoltare la mia musica su Spotify o Apple Music. È anche uscita una canzone proprio in questi giorni, tra l'altro in italiano, e vi pregherei veramente di andarvela a ascoltare. Vi lascio il link in descrizione nel primo commento, ma altrimenti basta che andate comunque anche su Apple Music oppure su Spotify, vi digitate Lost Soul Sebastiano Serafini e andatevelo ad ascoltare. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!